Quella che vi sto per raccontare è la storia dell'omicidio di Suzanne Jovin, la studentessa della prestigiosa Università di Yale, accoltellata 17 volte in una insolita, calda serata di dicembre 1998. Una storia ricca di tracce, orari ben precisi, testimoni, impronte, DNA e videocamere. Ma a quasi 24 anni dal delitto, rimane un caso irrisolto. Susan, nata in Germania nel 1977, figlia di due scienziati americani, era una ragazza molto intelligente e colta, ai massimi livelli scolastici. Era bilingue, parlava perfettamente tedesco e inglese e sapeva il francese e lo spagnolo. Anche il lato artistico non mancava, suonava il pianoforte e il violoncello e amava ballare. Era una persona minuta e poteva sembrare timida, ma in realtà era fisicamente molto forte e atletica. Una giovane donna determinata e anche ribelle. Era vissuta in un mondo benestante, ma desiderava lavorare per le persone più bisognose, senza pensare troppo al lato economico. Nel 1995, a 18 anni, si trasferì negli Stati Uniti, nello stato del Connecticut, a New Haven, per frequentare una delle università più importanti del mondo, la Yale University, la stessa università dove si laureò la madre, mentre il resto della famiglia, il padre e le sue due sorelle, studiarono ad Harvard. Nel 1998, a 21 anni, frequentava la facoltà di scienze politiche con una specializzazione in diritto internazionale e servizi diplomatici. Viveva al secondo piano di un edificio in Park Street, mentre al piano terra c'era una stazione di polizia del campus. Tra tanto studio, riusciva a mantenere amicizie e divertirsi. Svolgeva anche del volontariato, come il pomeriggio del 4 dicembre. Dopo essere passata alle 16:15 dal suo professore James Van de Velde per lasciare la penultima bozza della sua tesi, prese una macchina a noleggio del campus e si diresse alla chiesa luterana in Orange Street. L'organizzazione internazionale Best Buddies aveva organizzato un incontro tra studenti e disabili mentali adulti. Lo scopo era di cucinare insieme delle pizze, dialogare e passare un buon pomeriggio insieme. Alle 20:30 andò via con un altro volontario, accompagnandolo al suo alloggio. Alle 20:45 lasciò la macchina nel parcheggio di Yale, incamminandosi poi verso il suo appartamento. Alle 20:50 degli amici la chiamarono dalla strada, invitandola ad andare al cinema, ma lei, affacciata alla finestra, rispose di no. Era molto stanca e voleva solo restare a casa per finire alcuni impegni scolastici e poi dormire. Alle 21:02, sempre dal suo appartamento, inviò una email in tedesco ad un'amica. Questa mail, tutt'oggi, è uno dei principali indizi per una possibile risoluzione del caso. L'amica le aveva chiesto in prestito dei libri per un esame di una specializzazione. Susan le rispose che glieli avrebbe lasciati all'interno della sua palazzina, scrivendo anche il codice di accesso per entrare nell'edificio, ma aggiunse che al momento non ne era in possesso perché li aveva prestati a qualcuno. Tradotto dal tedesco, quel qualcuno significa che quella persona poteva non essere un amico, ma solo un conoscente. La polizia però continua a chiedersi se Susan avesse avuto l'intenzione di recuperarli quella stessa sera o nei giorni a venire. Alle 20:10 spense il computer. Nel 1998 i tabulati telefonici non registravano le telefonate fatte dal campus di Yale. Potrebbe aver fatto delle chiamate, magari proprio alla persona a cui aveva prestato i libri? Non si sa quindi esattamente perché scelse di uscire di casa anche se era molto stanca. Probabilmente, dicono, si era ricordata che doveva consegnare le chiavi della macchina noleggiata ed era una cosa che non voleva rimandare. Strano però che non le abbia lasciate subito dopo aver parcheggiato. Quindi si diresse al centro di polizia di Yale, a pochi minuti a piedi da casa sua,
per lasciare, appunto, le chiavi della macchina. Durante il percorso incontrò un suo amico e compagno di nome Peter. Rimasero a chiacchierare davanti al vecchio campus dalle 21.15 alle 21.22. Lui in seguito testimonierà che Susan era tranquilla, per nulla preoccupata, ma era molto stanca e più volte aveva riferito che voleva solo andare a casa a dormire. Dormire molto. Lei con sé non aveva lo zaino o una borsa, ma dei fogli in mano. Si pensa che quei fogli fossero dei documenti che servivano per restituire le chiavi dell'auto, ma su questo non ci sono informazioni. Alle 21.25 lascia le chiavi. Tra le 21.25 e le 21.30 la vede una studentessa che sta percorrendo la sua stessa strada dopo aver assistito a una partita di hockey. Si trovano in College Street. Susan cammina normalmente, le due non si conoscono. C'era una persona davanti a lei e una dietro. Il ragazzo davanti era ispanico o afroamericano. Indossava una felpa con cappuccio e andava a nord nella stessa direzione di Susan. L'altro, caucasico, biondo e vestito elegante, percorreva la College Street verso sud. Susan camminava verso nord, ma stava andando in direzione contraria a casa sua. Se era stanca e voleva solo dormire, dove stava andando? 25 minuti dopo, alle 21.55, due persone chiamarono il 911 chiedendo aiuto immediato. Una donna era a terra, agonizzante. Quella donna era Susan Jovin. Alle 21.58, tre minuti dopo la telefonata al 911, arrivò una pattuglia della polizia del campus. Susan si trovava riversa a terra, a pancia in giù, i piedi sull'asfalto della strada e il corpo sul marciapiede e il terriccio, a circa 3 chilometri da dove era stata vista in vita l'ultima volta. Precisamente era a East Rock Street. Indossava gli stessi vestiti di quella lunga giornata, stivali, jeans e un maglione di pile. Era una giornata calda per essere dicembre. Portava ancora l'orologio e gli orecchini, in tasca un dollaro. Il portafoglio era rimasto a casa. Il crimine era avvenuto in una zona benestante e molto illuminata dalle luminarie natalizie. Nell'ospedale di Yale New Haven fu dichiarata morta alle 22.26. L'autopsia stabilì che era stata pugnalata 17 volte alla schiena, al collo e alla testa. Solo una di queste era mortale. Il collo era tagliato da lato a lato. Trovarono la punta del coltello rotta dentro il cranio. Un omicidio brutale. Trovarono tracce di sangue non suo sotto le unghie, ma sulle braccia non aveva segni di difesa. Doveva essere stata colpita alle spalle. La polizia di New Haven pensò subito a un movente passionale. Fissarono l'aggressione a 15 minuti prima dell'arrivo della polizia, quindi intorno alle 21.40. Susan, però, era stata vista camminare normalmente alle 21.30 in College Street. Per essere stata assalita in East Rock Street alle 21.40, non poteva aver percorso quasi 3 km in una strada anche in salita in un così breve lasso di tempo. Molto probabilmente doveva essere arrivata in macchina in quel luogo. La polizia si chiese se fosse salita in una macchina di sua spontanea volontà con qualcuno che conosceva, o al contrario, obbligata a salire. Delle persone che vivevano nelle vicinanze della scena del crimine testimoniarono dicendo di aver sentito un uomo e una donna litigare. Lei diceva: «Mi stai facendo questo? Davvero stai facendo questo?» E poi un urlo. Un'altra testimone, che stava guidando su una via parallela, disse di aver visto un uomo tra i 20 e i 30 anni, atletico, con una giacca verde, correre a gran velocità. Anzi, la testimone precisa che non aveva mai visto correre nessuno così velocemente e che aveva potuto vederlo da vicino, ma solo per pochissimi secondi.
Grazie a lei riuscirono a fare un identikit dell'uomo. Quello che risalta è una mascella prominente e squadrata. Altri testimoni videro un furgone marrone sospetto. La polizia cercò di individuare l'uomo dell'identikit, ma ancora oggi rimane un mistero. Come non riuscirono mai ad individuare chi erano i due ragazzi che camminavano vicino a Susan in College Street. Trovarono, dietro un cespuglio adiacente alla scena del crimine, un importantissimo indizio: una bottiglietta di una bibita di marca fresca, venduta solo in un negozio nella città universitaria, vicino a casa di Susan. La analizzarono, c'erano le impronte digitali di Susan e soprattutto l'impronta di un palmo di una mano che però non era la sua. Come era stato riferito dall'amico Peter, la ragazza in mano aveva dei fogli, ma non una bibita, e non aveva lo zaino. Quindi, dove l'aveva presa? O forse gliel'aveva data qualcuno? Il negozio che vendeva quella marca di bibita era fornito di videocamere di sorveglianza. In questo caso, di tracce di indizi da esaminare ce n'erano molti e importanti, ma fino al 2001 nessuna informazione era stata resa pubblica. Pare che i dipendenti del negozio della bottiglia di marca fresca non siano stati interrogati per sapere se fosse stata Susan a comprarla. Non si sa se le videocamere siano mai state requisite e controllate. La polizia non ha mai affermato di averle viste e non ha quasi mai reso pubblico gli sviluppi delle indagini. Ci fu una protesta soprattutto da parte dei familiari perché la polizia di New Haven non aveva attestato le prove tattili del DNA sulle impronte della bottiglia. Significa raccogliere cellule della pelle lasciata insieme alle impronte. Anche del furgone marrone sospetto visto da testimoni, la polizia non ha divulgato questa informazione fino al 2001. Non si capisce il perché abbiano mantenuto segreto questo fatto. Magari qualcun altro poteva averlo visto in altre zone della città. Incredibilmente, la polizia di New Haven aspettò 3 anni prima di chiedere a tutti i conoscenti di Susan dei campioni del sangue per comparare il DNA trovato sotto le unghie della mano sinistra della vittima. Perché aspettare 3 anni per una prova fondamentale? 11 anni dopo il delitto, conseguirono una corrispondenza del DNA. Ma il DNA risultò essere stato contaminato, un errore accidentale di un tecnico di laboratorio. Solo nel 2016 i vestiti di Susan furono esaminati in profondità. Sempre nel 2016 l'FBI, chiamata in aiuto, interrogò ancora una volta i testimoni. Uno di loro sembra sia stato posto sotto ipnosi per aiutarlo a ricordare dei dettagli di quella sera. La famiglia più volte ha chiesto agli inquirenti di investigare meglio, rivolgendosi anche ad alte sfere. La polizia di New Haven, fin dai primissimi giorni, ha sospettato solo ed esclusivamente di una persona, il professore di Susan, il dottor James Van de Velde. Il professore, il giorno dopo l'omicidio, mise sul banco di Susan un mazzo di fiori e rilasciò un'intervista televisiva. Addolorato per l'accaduto. Gli agenti lo interrogarono per qualche minuto in toni cordiali. Qualche giorno dopo lo richiamarono e l'interrogatorio che seguì era particolarmente duro, durato 4 ore. Contro di lui però non c'erano prove né indizi. L'unica cosa che lo potesse collegare era il fatto di averla vista quello stesso pomeriggio, quando lei aveva consegnato la tesi. Poi sembra che un testimone l'abbia individuato e riconosciuto nei pressi del percorso fatto da Susan. Il testimone però poi cambiò parere, dicendo che si era sbagliato. La polizia pensava che, vista la brutalità dell'omicidio, fosse di movente passionale e ipotizzarono che il professore fosse innamorato di Susan o che forse avessero addirittura una relazione. Ma sia la famiglia che gli amici della ragazza hanno sempre pensato che fosse una teoria basata sul nulla.
Anzi, Susan, che in un principio stimava il prof, si era confidata dicendo che non pensava di essere aiutata da lui sufficientemente. James, per togliere ogni dubbio, diede il permesso di controllare la sua casa, ufficio, macchina e tutto ciò che gli apparteneva. Voleva fare il test del poligrafo e del sangue. Su di lui non incontrarono niente, anche l'impronta sulla bibita non era la sua. Ma James, entrato nel mirino della polizia, perse il lavoro. Il professore, i colleghi e la famiglia di Susan chiesero pubblicamente di assumere investigatori privati in aiuto alla polizia di New Haven, che stranamente e senza dare spiegazioni vedeva il caso risolto e come omicida proprio il professore, annullando, scartando ed emarginando qualsiasi altra indagine. Ma mentre molte persone attaccano il lavoro della polizia, altri si chiedono come sia possibile un comportamento tanto strano. Potrebbero essere a conoscenza di altre informazioni non dichiarate? Tempo dopo James trovò un lavoro nelle forze militari della Marina a Washington DC. Pare che gli inquirenti di New Haven abbiano chiamato i suoi nuovi e potenti datori di lavoro, esortandoli a pensare bene se confermare il posto di lavoro al professore. La Marina non lo licenziò e nel 2013 James si accordò con Yale e il comune di New Haven con un compenso in denaro per i danni subiti. Il procuratore dovette ammettere che non era più sospettato. Yale non ha mai asserito la sua colpevolezza, ma allontanandolo l'ha reso colpevole agli occhi della gente. Ma c'è una cosa che non può non essere detta, che riguarda James Van de Velde e la tesi di Susan. Uno dei nuovi lavori di James era assistente e ufficiale di guardia del Pentagono, inviato poi a Cuba, a Guantanamo, per interrogare dei detenuti. Guantanamo è il carcere di massima sicurezza dove vengono incarcerati solo terroristi. Susan stava scrivendo una tesi di specializzazione e il titolo era Osama Bin Laden e la minaccia terroristica alla sicurezza degli Stati Uniti. Tesi a oggi segreta e scritta 3 anni prima dell'attacco alle Torri Gemelle. Ma se per molti questo sarebbe una grande pista per risolvere il caso, per altri investigatori non è assolutamente collegabile. Ad oggi James continua a chiedere chiarezza e nuove e più approfondite analisi. La seconda teoria vede un ragazzo chiamato Billy. Il suo vero nome non è mai stato divulgato. Billy era uno studente di Yale, della facoltà di architettura. Subito dopo la morte di Susan, al coinquilino disse «Non mi beccheranno mai», iniziando poi ad assumere comportamenti strani. Diceva di essere ossessionato da lei, tanto da non riuscire ad avere relazioni con altre donne. Lui, quasi 13 anni dopo il delitto, si tolse la vita lanciandosi contro un muro con la sua auto, per poi uscire dal veicolo e buttarsi in mezzo a una strada trafficata. Avrebbe però scritto una mail dove diceva di non c'entrare con l'omicidio. Billy era un ragazzo con problemi di paranoia e persecuzione. Sapeva il tedesco come Susan, ma non si sa se si conoscessero. Alcuni investigatori hanno ipotizzato che potesse essere lui il ragazzo a cui aveva prestato i libri e forse proprio quella sera lei stava andando a riprenderli. In più Billy aveva una giacca verde come quella indossata dal ragazzo che correva disperatamente subito dopo l'omicidio. Dicono che l'identikit potrebbe assomigliargli. Non si sa se abbiano perquisito la sua casa e se stiano investigando. Una cosa però che accomuna molte persone che indagano sul caso è che qualsiasi sia il movente dell'omicidio, bisogna sapere chi era la persona in possesso dei libri di Susan. Questo individuo non si è mai fatto avanti e questo significa nascondersi. Un gruppo di investigatori privati conferma di avere circa 6 nomi di possibili sospettati. Tra questi non c'è il nome di James Van de Velde. Però spiegano,
È fondamentale che la polizia di New Haven e il pubblico ministero forniscano dei dati in più, in modo da unire le forze e collaborare insieme, perché questo è un caso che poteva essere risolto. Questo è un caso che può essere risolto.